L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Notizia di qualche giorno fa: Massimo, la Juve forte su Zapata. Quindi è passato dall'interessamento anche abbastanza importante che era per Milik. Anche se per Milik si dice che ci siano 5 milioni di euro di contratto fatti e quant'altro, 5 milioni di euro per 4-5 anni vi discorrendo, ok, però ci sono i 40-50 milioni di euro del Napoli che bloccano un po' tutto. Ebbene, è uscito dal nulla questo colpo a sorpresa, una trattativa per certi versi alla Moggi se andasse in porto, perché è molto molto celerabile, ci sono anche delle trattative in corso effettive, attenzione, non trova una trattativa in corso. Quella per Duvan Zapata. Duvan Zapata è un classe 91, avrà quasi 30 anni se non sbaglio il 21-24 di aprile, giù di lì, dell'anno prossimo, 21 di aprile mi sembra 2021, quindi va per i 30, 50 milioni di euro credo sia la cifra di Duvan Zapata, dopo il grande campionato con l'Atalanta. Attenzione, non so se l'Atalanta però vende, perché penso che sia più diciamo, propensa a vendere gli esterni, so, Gosens, Castagne e via discorrendo, che non una punta forte come Zapata. E quindi c'è questa trattativa in corso, c'è 30 milioni di euro più Perin, che può valere sui 18, dai 12 ai 18, quindi ci avviciniamo molto a quei 50 milioni di euro. Però perché Gollini, se non sbaglio, dovrebbe andare in Inghilterra, quindi avrebbero bisogno del portiere e quant'altro. Ma nelle trattative potrebbero entrare a sorpresa anche, non so, tipo Romero, se hanno bisogno di un centrale, e soprattutto Pellegrini, qualora diciamo saltasse, andasse via uno tra Gosens e Castagne, perché anche Gosens 30 milioni di euro, se non sbaglio, interessa sempre di Juve, Inter, ma anche dalla Germania. Se non sbaglio, ripeto, ci sono due o tre giocatori che interessano comunque a Gasperini e all'Atalanta, che stanno nell'organigramma Juve, diciamo nel contesto Juve. E la Juve ha fatto questa offerta e se ne sapeva ben poco. Duvan Zapata è un giocatore molto forte fisicamente, ha fatto 18 gol quest'anno. Lo vedete che è una prima punta, ripeto, strutturata, forte fisicamente, quindi regge molto bene le sportellate, ma fa anche tanti movimenti e anche c'è una buona progressione. Per molti potrebbe essere l'erede di Higuain, un giocatore molto diverso da Higuain. In quel di Torino, Higuain destinato, abbiamo detto, ad andare via. Zapata è anche degli estimatori a Torino, quel Chiellini che tante volte l'ha marcato, ha detto non sono mai riuscito a marcarlo, per Bonucci uno dei giocatori più forti che c'è, il colombiano Cuadrado, ma se non sbaglio anche Sarri non ha mai potuto avere a Napoli, se non sbaglio da quel 2015 in poi, se non sbaglio arriva proprio Higuain e lui andò via, va fatto un po', non so, tipo Genova, mi sembra Udine, tutta la scalata fino ai 18 gol di quest'anno. L'ultimo a Verona con l'Atalanta, e quindi sono parecchi estimatori. C'è questa trattativa, dice che è molto molto celere, è stata proprio rapida da parte di Paratici. Dobbiamo vedere un attimino se riusciranno a cominciare l'Atalanta. Io ho un buon rapporto con l'Atalanta, però lì secondo me servirà moneta sonante, ho degli argomenti abbastanza buoni, seri, impegnativi per convincere l'Atalanta a cedere Duvan Zapata. Vedremo. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.